Sognano il Draghi B, Stazione Italia Viva, mentre presentano il programma elettorale. Grande assente Matteo Renzi. Oggi non poteva, non è tattica, non è... Dal Ministro per il Sud sono preoccupata perché ogni rinegoziazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta davvero un macigno. Poco fa Calenda ha detto questi temi poi li possiamo attuare, immagina una maggioranza Ursula. E così anche per lei, quindi guardando anche per esempio al suo ex partito. Ma c'è una parte del centrodestra che crede nei valori del popolarismo europeo, che non si rassegna ad essere sottomessa alla Lega di Salvini, che non è la Lega dei Territori. È quella parte che ha garantito anche il sostegno convinto al governo Draghi prima che lo si facesse cadere. Entra nel vivo il confronto tra tutti i partiti sui temi fisco, energia, giustizia. Siamo per la inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Nelle pillole di Forza Italia sulla giustizia c'è quest'idea di non fare appello in caso di assoluzione e oggi anche Calenda e Italia Viva hanno detto qualcosa di simile. Adesso sono tutti garantisti o i giustizialisti. Noi siamo contro un giustizialismo manettaro che ha fatto troppi danni e siamo contro un finto garantismo solo per gli amici. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia. Matteo Renzi sembra favorevole all'elezione diretta del Premier, non del Presidente della Repubblica. Per lei questo può essere un'apertura di dialogo? Il semipresidenzialismo, che è una delle due nostre proposte di legge, presuppone l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Quindi ho trovato una sintonia. Ma io penso che sarà il Parlamento e i cittadini a scegliere la strada migliore per togliere la ressa dei partiti ogni volta che si nomina il Presidente della Repubblica e darla finalmente agli elettori. Mi sento italiano. Ci siamo spostati dal Senato alla sede di Fratelli d'Italia perché qui sono 2:30 e appena iniziato il vertice di tutto il centrodestra sulle liste. Se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna parola. Quante ore dura questa riunione, Donzelli? No, non c'è nessuna riunione che dura, sono gli aggiornamenti, chi porta quel documento. Dopo meno di 2 ore di riunione, prima pausa, sta uscendo Lupi e Toti. Per quanto riguarda noi moderati non ci saranno grandi sorprese, per quanto riguarda gli altri lo dovete chiedere agli lei altri. Qualche nome della società civile? Non ci sono fatti nomi, per intenderci. Ah. Abbiamo solamente ragionato su quote di genere, una verifica sui collegi. Salvini ha detto che candiderete un agente della polizia penitenziaria. Parla Crippa, è lui che è delegato a parlare. Ci sono tante candidature anche della sua. Umberto Bossi lo candidata alla Camera, è confermato? Deve avere pazienza, è ancora 24 ore. Ma nel nostro mondo occidentale. Sì, mentre lei...